Allora, siccome si era, scusate, si era bloccato il video e si era anche annodato il filo, riprendo dall'inizio, cioè non dall'inizio, dal momento in cui è cascata la telecamera. Purtroppo si è rotto il filo, quindi ho dovuto mettere un nodino e adesso spero che le perle passino attraverso il nodino. Se no dovremmo ricominciare tutto da zero, che sarebbe per me una tragedia, perché questo video oggi Grazie. non... No, ecco, si è aperto il filo come immaginavo e non sono passate le perle. Allora Quale facciamo una preoccuparsi? cosa, prendiamo l'ago, rimedi d'urgenza, lo infiliamo nella parte di filo che si è strappata e immetto tutte le perle in questo filo. Poi allungheremo il filo dopo in maniera da riuscire a finire questo benedetto video, perché sta diventando il video infinito e non era mia intenzione farlo durare così a lungo, anche perché è un sistema molto rapido. E quindi non c'è bisogno di starci molto dietro. Comunque, vi avevo detto di caricare un tot di perline. Io adesso vi faccio vedere con un poche perline come si va a procedere col lavoro e poi faccio vedere il lavoro quando è finito. Allora, a questo punto noi siamo arrivati qua e puntiamo il filo, cioè scusate, puntiamo l'uncinetto sulla prima maglia, la maglia che troviamo dalla prima dopo che abbiamo chiuso il giro, e ci tiriamo un cristallino verso l'uncinetto. Acchiappiamo il filo in questo modo e tiriamo il filo dentro la maglia e poi chiudiamo le due maglie. Poi facciamo la stessa cosa nella maglia successiva, puntiamo l'uncinetto nella maglia, mandiamo giù nel cristallino, tiriamo il filo ben stretto e chiudiamo le due maglie. Ancora prendiamo un altro cristallino, puntiamo l'uncinetto nella maglia successiva, mandiamo bene il filo del cristallino e chiudiamo le due maglie. Ancora puntiamo l'uncinetto nella maglia successiva, ne faccio un po' per farvi vedere come rimane il lavoro, poi vabbè, finisco il giro e poi ve lo faccio vedere finito. E quindi ancora di nuovo l'uncinetto nella maglia successiva, tiriamo il filo con la perla e chiudiamo le due maglie. Ancora il cristallo, puntiamo l'uncinetto nella maglia e tiriamo il cristallo. Allora, a questo punto, come vedete, abbiamo realizzato questa coroncina. Procediamo così per tutto il giro e poi ci rivediamo.